Ragazzi, che partita anche questa, Inghilterra-Germania. Mi chiedevo già, ma quando la smetterà l'Inghilterra di giocare in casa a Wembley? Ecco, la prossima la giocherà a Roma contro la vincente di questa sera. Inghilterra che butta fuori i crucchi, via, Rausch, come direbbero loro. E sono contento perché la Germania è una nazionale che mi sta storicamente sulle palle. È una nazione che ha sempre apprezzato un po' gli italiani, dal punto di vista lavorativo, eccetera. Poi inizialmente li ha anche disprezzati. Un po' di razzismo credo che ci sia nei confronti degli italiani. Basti pensare un po' a quel che si innescò durante i mondiali del 2006, nella semifinale, prima della semifinale, l'ambiente che crearono, disertarono la pizza, insomma, fecero un sacco di cazzatine, che è roba che mi sta tremendamente sulle palle. Oh, per carità, roba di folklore, ma io per folklore mi schiedo da tutt'altra parte, quindi sono contento dell'eliminazione della Germania, che oltretutto, secondo me, sul piano qualitativo e sul piano della rosa, aveva una signora squadra. Aveva una signora squadra con tanti cambi. Se dobbiamo parlare di tasso tecnico, probabilmente quello della Germania insieme a quello della Francia erano tra quelli più alti. Per cui sorprendente l'uscita in questo momento della Germania. Vi dico anche questo perché in genere l'Inghilterra è una squadra che queste manifestazioni qua fa fatica, ma ha fatto fatica in realtà l'Inghilterra, perché ha fatto solamente 5 gol in totale, un po' pochini, ne aveva fatti 3 fino ad oggi, poi oggi ne ha fatti altri 2, 5 gol in 4 partite, un po' pochi anche qua per il tasso qualitativo, 5 gol di cui 3 di questi sono stati siglati ovviamente dal buon Ryan Sterling, oggi mattatore della partita. Sterling, come detto in telecronaca su Sky, è stato uno di quei giocatori messi un po' fuori, non fuori gioco, nel senso giocava molto saltuariamente con Guardiola, invece è stato un giocatore fisso, ecco, il faro di questa Inghilterra. La partita come si è sviluppata? Una partita un po' noiosetta in realtà per tutto il primo tempo, poi nel secondo, insomma, là già qualche scossone c'è stato. Una partita brutta, ecco, l'antitesi rispetto a quel che abbiamo visto ieri, due partite meravigliose, però devo dire che tuttavia il secondo tempo è stato abbastanza godibile, una partita che poteva essere che aveva due facce, che poteva cambiare i risvolti in alcuni sliding door che andremo a vedere. Però cosa è successo? È successo che entra Grealish e cambia la partita, cioè la verità è questa, entra Grealish e cambia la gara, cambia la partita, si sposta l'inizio della partita verso l'Inghilterra che là davanti risulta più pericolosa. E mi fa strano perché la Germania in realtà aveva una prima punta Timo Werner e Kane sono le prime punte che secondo me dal punto di vista tecnico hanno fatto molta più fatica in questo europeo rispetto ad altre prime punte. Hanno fatto veramente una fatica, cioè, per esempio Isaac della Svezia ha fatto sfracelli, che ne so, anche Ciruzzo Immobile molto meglio rispetto a questi due. Che vi posso dire, Benzema, nonostante l'eliminazione della Francia, ha avuto una certa resa, un certo peso specifico nelle prestazioni e anche nei gol. Questi due hanno fatto una faticaccia bestia, Werner e Harry Kane. Oggi Kane trova un gol meraviglioso su assist di Grealish, però insomma è il primo gol, insomma, di questo suo europeo, se non vado errato, o il secondo, però ha fatto, insomma, non mi è piaciuto, nel senso che per come siamo abituati a vederlo giocare in Premier potrebbe rendere molto di più, e invece stecca diverse partite. È vero che fa un lavoraccio spalle alla porta, bla bla bla, però in fase di finalizzazione potrebbe rendere di più, ecco, di quel che effettivamente ha reso sinora. Werner idem con patate, la verità è questa, però la Germania va a casa. Dove è mancata la Germania? Secondo me tanto a centrocampo, cioè non c'è stato quel dominio che in genere la Germania ha, sia dal punto di vista della solidità, per cui in fase di transizione negativa atteggiamento positivo che ti consente di recuperare la palla e di ripartire, non c'è stata tutta questa tensione, E poi anche dal punto di vista qualitativo, non mi è piaciuta, cioè palla, cioè sempre robe molto casuali. Poi
entra Gnabry, il cambio più indisponente della storia della Germania, credo. Cioè, io fossi al posto di Joachim Löw, certo saluterei, perché dopo 15 anni di onorata carriera alla Germania, questo qua lascia tutti, ma due sberle bendate al buon Gnabry e digli svegliati caro mio, cioè non è che stai entrando lì a farti la passerella così, no, stanno perdendo, serve che mi dai uno scossone. Boh, la Germania dal punto di vista là davanti è veramente inconsistente, eppure il talento, ripeto, ce l'ha. Levate Werner che non ha brillato, che Havers male, schifo, no. Poi ha Gnabry, Sané, cioè, ha un sacco di nomi, eppure dal punto di vista qualitativo a metà campo, che è dove mi è piaciuto a meno oggi, Toni Kroos, Goretzka, cioè se non sono nomi, ragazzi, che cioè, la Juve se li sogna, l'Italia no, perché secondo me ha tre ottimi centrocampisti: Jorginho, Locatelli, Barella e Verratti, anche, cioè, aggiungo anche Verratti, che secondo me è quello che ha più esperienza internazionale di tutti gli altri tre che vi ho menzionato, cioè, sono dei signori centrocampisti, però cioè questi tre non sono da meno. È mancato qualcosa, probabilmente anche secondo me una Germania molto più scarica, ma anche Joachim Löw l'ho visto un po' più scarico, con i capelli un po' più bianchi, un po' più invecchiato, e che vi devo dire, l'Inghilterra comunque ha meritato. Ora, fuori dal cazzo dall'Inghilterra, cioè andate a giocare altrove, perché questo sposta e condiziona, secondo me la prossima andranno a Roma a giocare, Inghilterra contro Ucraina o Svezia di stasera. Sono curioso di vedere cosa combina il nostro Dejan Kulusevski, che è entrato molto bene nelle ultime degli europei, insomma ha fatto due assist nell'ultima partita, per cui sono curioso di vederlo all'opera, e vi porterò il post gara dell'irreprensibile Ucraina-Svezia dal punto di vista ovviamente juventino, per cui con un occhio di riguardo particolare al buon Dejan Kulusevski. Questo è. Vi ricordo che inoltre stasera sarò live con Juventibus per parlare di mercato dalle 23 in poi. Quindi farò il post partita, poi direttamente live di Juventibus per chiacchierare di calcio mercato, eccetera. Che dire, signori? Ci siamo goduti un altro ottavo di finale, adesso c'è l'ultimo e poi inizia, credo già da sabato, ecco ragazzi, quarti di finale con l'Italia. Credo che sia sempre la prima l'Italia. Quarti di finale, calendario, vediamo. Euro 2021-2020, fate il cazzo che vi pare. Ecco, sabato, Repubblica Ceca, Danimarca. Venerdì però inizia subito con Svizzera-Spagna e Belgio-Italia. Sabato Repubblica Ceca Danimarca e poi tutte le altre da definire. Credo che con oggi verranno poi definite tutte le altre. Insomma, tanta roba, ragazzi. Che dite? Ditemi la vostra sotto nei commenti, insomma, commentate. Ciao a tutti e sempre fino alla fine. I geni tedeschi a casa.